Salvador Sobral ancora in ospedale, è in lista d'attesa per un trapianto di cuore. Le condizioni di Salvador Sobral sono ancora fortemente critiche. Il cantante portoghese, ricoverato in ospedale da ore per le conseguenze di problemi cardiaci di cui soffre da tempo, si trova ancora in situazioni critiche, stando a quanto riportato dal giornale portoghese Correio da Mana con tilde. Sobral si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Cruz di Carnaxide dove, da ieri, è attaccato a macchine che lo tengono in vita. È il ricovero di Sobral dopo una trasfusione di sangue. Nella giornata di ieri aveva effettuato una trasfusione di sangue ordinaria, vista la sua complessa situazione cardiaca, che purtroppo ha avuto effetti non previsti, costringendolo al ricovero per l'aggravarsi della situazione. In questo momento Sobral può ricevere un numero limitato di visite, solo di familiari e pochi altri cari. L'artista soffre di insufficienza cardiaca ed è da tempo in lista d'attesa per un trapianto di cuore. La notizia della sua malattia aveva in qualche modo accompagnato quella della sua vittoria all'Eurovision Song Contest 2017, essendo stata capace di sensibilizzare molto il pubblico nei suoi confronti. Il silenzio di Sobral sulla malattia. Ma la storia artistica di Sobral inizia molto tempo fa e il cantante, pur non avendo mai smentito le notizie sulla sua malattia, ha sempre dichiarato preferisse non parlarne, che lo obbliga ad andare dal medico ogni 15 giorni. Un silenzio che forse è sempre stato motivato dalla volontà di non contaminare la sua carriera artistica con la propria vita privata. Il percorso artistico di Salvador Sobral. La storia artistica di Salvador Sobral ha dei caratteri decisamente particolari. Nel 2009 è partito dalla partecipazione al talent show portoghese Icon con accento acuto Dolos, dove però non riuscì ad incidere in modo significativo. Cosa diversa era invece accaduta nella prima edizione del Talent, nel 2003, quando aveva partecipato sua sorella Luisa, che si era classificata terza. Dopo un lungo silenzio a parte una parentesi nel gruppo di musica elettronica Nocovoi nel 2016 Salvador ha pubblicato il suo primo album, Excuse Me, contenente il brano donatogli dalla sorella, che è proprio quello con il quale ha trionfato a Kiev la scorsa primavera. Dopo la sua vittoria, Luisa Sobral ha dichiarato a Billboard, avrei potuto dargli tanti auguri a te e avrebbe vinto comunque. Durante la sua performance ho potuto vedere nei suoi occhi ogni parola.